Bene, la canzone si intitola Ci Ci vorrebbe mare. vorrebbe il mare. Il cantante che l'ha lanciata è Marco Masini e questa sera ad interpretare questa stupenda canzone Ci vorrebbe il mare c'è Alessandro Spitaleri. Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi, mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento, ci vorrebbe il sole col suo argento, e per questo figlio di un'estate, ci vorrebbe il sale per guarire le ferite, dei sorrisi bianchi tra le labbra. Ora che mi lasci come un pacco per il mondo, ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare sulla nostra vita, così che amore, fatto con le dita, così che il tuo amore potrei cogliere e salvare, ma per farlo ancora giuro ci vorrebbe il mare. Quelle strane storie di delfini che vanno a riva per morire vicini e non si sa il perché, come vorrei fare ancora amore mio con te. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo. Ora che mi lasci come un pacco per il mondo, ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare dove non c'è amore. Ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare. Grazie a tutti. Grazie. Bravo, goditi l'applauso. Grazie, grazie ragazzi, veramente, grazie. Alessandro, non potevamo che chiudere in bellezza con questa voce straordinaria. Io vorrei sentire il giudizio della giuria velocemente perché mi dicono abbiamo soltanto un minuto e poi dobbiamo chiudere. Allora, professoressa. Sono stati tutti bravi, tutti simpatici, Sì, ma lui molto è anche diciamo un lui, elemento anche della lui, anche lui. giuria.
La canzone è molto, molto bella. Bene, è una bella voce, piacevole da ascoltare, bene, piacevole da sentire. Nino, grazie. Sì, si sente, si sente. Uno tosto, una bella voce. Bravo. Bravo. Sì, complimenti. Grazie. Margherita, il tuo giudizio. L'interpretazione era intensa veramente. Da brividi, veramente. Sì. Ha qualcosa, cioè si vede che già fa, diciamo, spettacolo. Un po' emozionato, naturalmente, perché cioè, sfido chiunque a mettersi dall'altra parte. Una cosa è fare la giuria, un'altra è andare lì e farsi giudicare. E quindi, bravo per il bravo coraggio. Alessandro. Grazie, grazie. Alessandro, ovviamente in una delle prossime puntate ci delizierai ancora con qualche altra sorpresa. Ne approfitto per ringraziare i telespettatori che ci hanno seguito fin qui. E noi ci vediamo fra 7 giorni, naturalmente. Ringrazio la giuria, ringrazio Margherita grazie. Puglisi, ringrazio la professoressa Anna Maria Balastro, grazie. Ringrazio Nino Nicotra, ringrazio tutti i ragazzi. E ringrazio soprattutto il nostro favoloso Alessandro Spitaleri. Alla prossima, grazie. Ciao! Un applauso a Inga Salvo. Oh yeah. What's up world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang.